Victor Stoichkina è uno degli storici dell'arte del nostro tempo, forse più interessanti. Non faccio categorie o elenchi di grandezza perché non potrei farli, che molti non li conosco. Però Stoichkina invece lo conosco molto bene perché lo conosco Certo. da giovane, nel senso che quando lui venne a Roma, dalla sua nativa Romania, a studiare storia dell'arte all'Università di Roma, Con Brandi, con anche Cesare lui, Brandi, sì, anche lui, come te, perché io anche ero con io. Argan. Sì, appartiene alla nostra generazione e quindi ho avuto occasione di conoscerlo prestissimo e ho seguito un po' la sua storia sempre. E devo dire, è una figura davvero Sì, io singolare. peccato che non me lo ricordo e Beh, probabilmente io non l'ho conosciuto ma tu tu, non io l'hai non l'ho conosciuto in conosciuto, quel momento. infatti. Poi sì, l'ha incontrato nella vita, ma sempre un po' fugacemente. E comunque questo libro in particolare, questo, Ritorno a Il ritorno a Bucarest. Bucarest, che è stato pubblicato molto bene, devo dire, dall'editore Bordeaux, nella biblioteca, Bordeaux Biblioteca. E, tra l'altro, Tra l'altro cogliamo l'occasione di parlare di questi raffinati editori sì, è romani. Bordeaux è vero, veramente un Bordeaux è editore veramente un raffinato, editore notevole. come tanti altri che adesso passeremo in rassegna, perché mi piacerebbe proprio Passiamoli, parlare sì. degli editori romani, perché tutti È sono una cosa validi. buona. Però noi siamo qui a Roma e promuovere il libro, proprio il libro, l'editoria e la Certo. lettura vuol dire anche proprio scansionare in qualche modo, no? Le presenze nelle città come la E nostra. sono Quindi d'accordissimo. Bordeaux Quindi è veramente Bordeaux davvero è notevole. un esempio tipico, cioè un editore di grande qualità che fa scelte molto acute, colte. E nel contempo ha proprio un'intrinseca qualità, una cura del libro che per noi è una cosa magnifica e che indubbiamente ce lo rende molto, molto Sì, vicino. interessante in questo caso abbiamo notato, no, tutti e due la variante del titolo rispetto al Sì, titolo è francese. Il vero. titolo francese del 2014 era Oublier Bucarest. Cioè, è quasi Oublier. il Il contrario. contrario, il contrario. Infatti è interessante anche come Oublier prospettiva, Bucarest e invece come ritorno a Bucarest sguardo qui. prospettico su una esperienza di vita qual è quella di Victor Stoichkina, che è veramente da film. Sì, Mi viene in mente sì, sì. l'incredibile leggerezza dell'essere, per esempio, a proposito di Sì. grandi romanzi sull'est È un europeo, che sì, sì. ahimè adesso è È tanto presente un'autobiografia. a tutti Sì, è noi. un'autobiografia, diciamo, che ha uno spessore letterario notevolissimo Notevolissima, e poi ricchissima, proprio un respiro sì. storico, veramente. Ricordiamo che questo suo ritorno a Bucarest, per citare il titolo italiano, è una storia, come recita il Storia sottotitolo, familiare. familiare e fa riferimento però Ah, sì, proprio un arco storico, al prima di esatto. Victor, cioè prima del suo arrivo a Roma, della sua Eh sì, perché frequentazione. sono gli anni di quando lui è ragazzo, Sì, adolescente, giovanissimo, da giovanissimo fino a quel momento. Sì. 56-68. Infatti è molto interessante il fatto che lui, diciamo, conferisce a questo libro un respiro che tra È un l'altro respiro storico, sì, veramente. lo rende leggibile oggi in un filtro che permette lui stesso nello scriverlo. Non ha previsto perché il libro è abbastanza recente, perché risale, ecco, la pubblicazione originaria, peraltro altrettanto prezioso, pregevole, editore francese, Actes Sud, Certo, è del 2014 2014. che era Oublier Bucarest, Sì, appunto. poi Bordeaux lo ha pubblicato una bellissima Certo. traduzione quest'anno. Quindi è un libro recente, ma non recentissimo. Perché oramai sono 8 anni fa. Ma la cosa interessante è che lui finisce il libro con la Primavera di Praga, finisce il libro Con con Ceausescu, poi. Ceausescu, e quello che dice della invasione, Ma è interessantissimo, veramente, veramente letto interessantissimo. adesso, in questi giorni,
con le martellanti Veramente notizie che oggi, ci arrivano dalla esatto, Russia, tutti quelli che dubitano e che devo dirlo, ce lo fa facciamo leggere, anche però. una dichiarazione perché no, cioè perché è opportuno farla, no? In questo tutti quelli che dubitano e che sono sempre lì, ma sì, ma le ragioni, però ci sono delle cause, sembrano le concause di Gaddalo, gli omero del berrettato, roba da matti, c'è un paese violentemente invaso, non c'è ragione che tenga. È Ma di violentemente che invaso. parli, scusa? E parlo delle ragioni dell'Ucraina Ah, e delle sì. ragioni della primavera di Praga, di quando tra 200.000 e 600.000 soldati russi, cioè i Sì, paesi del patto di Varsavia e soprattutto la Russia, comunque invasero Certo, Praga. certo. E qui è qui Cioè, è una cosa, la primavera di Praga fu un fatto la spaventoso. narrazione di Stoichkiza è E molto poi comunque è impressionante che si chiuda interessante, con l'arrivo di Ceausescu. Noi tra vero? Sì, l'altro è vero. siamo molto colpiti da questa Eh vicenda rumena perché sì, noi abbiamo visto moltissimo. la Romania di Sì. recente, Di prima del recente, Covid, ma 2 anni fa, non proprio e siamo rimasti già in un veramente contesto diverso. stupefatti da un paese bellissimo, Sì, magnifico, bellissimo veramente. nelle cui città si respira veramente la storia, la mescolanza delle culture, delle genti diverse che l'hanno attraversata. Sì. E quindi si capisce come una famiglia come quella di Stoichkiza sia una famiglia di intellettuali dove il minimo storico è il È professore di una. liceo, Sì, sono sì, tutti sì. accademici, Come ricercatori, no? musicisti. Beh, lui stesso, la sua parabola è una parabola interessantissima, lui è un grande storico dell'arte, noto a livello europeo, Sì. ma tutta la sua famiglia, i personaggi Poi. sono 56, lui li elenca Sì, all'inizio. bene, sì, all'inizio, Questa come famiglia nei libri ramificata, dell'Ottocento, che sì, c'è tutto i è personaggi di questo libro in godibilissima ordine di questa, sì, apparizione, è tra l'Ottocento, godibilissima tra il questa. Questo cinema e potrebbe essere davvero un film. lui ha una caratteristica che io ho ben conosciuto e che nel libro è riflessa magistralmente, che io chiamerei l'understatement, cioè in un mondo. Come anche quello nostro, insomma, gli storici dell'arte, gli intellettuali Di critici, amplificazioni, che sì, che ha diverso, ridondanze e certo, ha amplificazioni. diverso titolo, diciamo, gravitano su questa materia così affascinante, ma nello stesso tempo così sfuggente, no? Beh, non c'è dubbio che l'ipertrofia dell'ego, l'aggressività, la prepotenza, lo sprezzo del collega sono all'ordine del giorno. Invece questa sua capacità di narrare in modo Ecco, polifonico, sì, Violetta, no? Stoichkiza è Le vicende veramente della sua famiglia. una figura in questo senso davvero proprio mitteleuropea. Cioè Sì. lui è talmente, sente talmente addensare su di sé, e lo racconta in un modo magistrale, sulla sua famiglia, i parenti, Le gli vicende amici, dell'Europa. una tale carica di Certo. dottrina, di esperienze, di dolore, di oscillazione continua tra essere in posizione di elite ed essere in posizione di subordinazione, se non addirittura di persecuzione. E tutto questo lui lo metabolizza in un carattere che si pone di fronte alla vita, escludendo categoricamente la categoria dello sbalorditivo, Certo, dello straordinario. eppure Nulla è vediamo, esatto, straordinario di certo. ciò che gli accade. Tutto è normalissimo e vissuto da lui con umiltà consapevole. A un certo punto, quando ha vinto la borsa di studio, arriva un funzionario, perché lo porterà poi in Italia, arriva un funzionario che sostanzialmente, dato che lui viene da una famiglia molto importante, gli fa capire che lui deve svolgere incarichi di spia, di intelligence, e lo minaccia in un modo grottesco. E lui da un lato capisce perfettamente tutto questo, dall'altro però si meraviglia e dice: ma no, non ci È la credo che distanza ironica dell'uomo sì, sapiente e colto che proprio sa così. tante lingue, per esempio è Ah beh, questo stupefacente sì, come gli intellettuali, gli quello, vabbè. artisti, i sapienti, i filosofi, gli studiosi di quest'area del mondo sappiano tutte le lingue del mondo, l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, il latino. Ma sai anche perché Sono poi, genti per il segreto di coltissimi, la Pulcinella, musica, perché hanno l'amore dello studio. esatto, sì. Ora, Lui, infatti, questo anche nella è come storia questo, dell'arte, cerca la cifra, no? trapela Come questo se lui nel libro. cercasse attraverso la cultura delle immagini L'amore dello il studio, il senso, no? desiderio di sapere. Il senso di questo groviglio europeo.
di cui ancora oggi andiamo a cercare il filo in modo pesante, drammatico. È notevole. Sai che lui, per esempio, Poi leggiamo qualche racconta la passo. sua formazione, quindi i libri che legge, si comincia a avvicinare alla disciplina. Certo. E mi ha molto impressionato il fatto che assomiglia molto alla mia. Cioè lui, Beh, sì, che siete è più o meno mio uguali. Sì. coetaneo, in Romania, mentre si sta formando, si sta avvicinando a questa disciplina, comincia a leggere, grazie a dei maestri magnifici che lo formano umanamente molto rimarchevoli, e fa le stesse letture che ho fatto io alla sua età, Certo. avendo delle reazioni analoghe. Cioè, da un lato, ritenendo di scoprire orizzonti sconfinati, poi alla lettura successiva comincia a ridimensionare e Indubbio. non Comunque attribuisce a è una nessuno, formazione generazionale. tranne quando a un certo punto lui si mette in mente che deve assolutamente, si accorge che per formarsi deve assolutamente leggere Panofsky. E allora va nella biblioteca, però i libri di Quello lo Panofsky affascio non tutte ci le sono. belle. E lui va alla biblioteca e dice: io devo leggere, dice: no, questo non si può leggere. E lui dice: no, ma io lo devo leggere. E quindi parla ed è che poi, tra l'altro, in effetti lui si formerà moltissimo su questo grande filone, si chiama l'iconologia, e che poi nella sua maturità lui trasformerà. Cioè, in effetti, Stoichizza è il creatore di un metodo nuovo che combina l'iconologia, diciamo, classica, con gli strumenti della ricerca psicanalitica, della sociologia, dell'antropologia, della letteratura. E infatti i suoi libri dal 2000 in poi, ma anche prima, sono un capolavoro di metodologia, di ricerca, di riflessione. Hanno formato intere generazioni. Beh, Però magnifico, tutto magnifico, senza questo dubbio. in modo veramente umile e Magnifico, magnifico, semplice. questo libro perché ci Sì, piace questo atteggiamento che condividiamo tutti e due e poi perché ci permette di parlare insieme proprio di discipline che non si possono proprio vedere separate. E, nel caso suo, l'arte, la ma letteratura, infatti lui un libro valido è un letterariamente maestro proprio e in questo. anche dal punto di vista disciplinare come Sì, sì. approccio inizialissimo perché lui Sì. finisce questa storia che lui è proprio... Ancora È un giovanissimo, non è ragazzo ancora giovanissimo. diventato. No, no. Mi piace leggere a Sì, proposito leggiamo un della brano. testimonianza del modo di scrivere sapientissimo, ma anche della testimonianza storica, no? Come una persona così raffinata, colta, no? Amante delle arti, della musica, della letteratura, ascolta per la prima volta Ceausescu. Ah, sì, è vero. Leggi, Ma si leggi, trova. Entrammo nella piazza dove non c'erano quadrati disegnati col gesso sul lastricato, bensì una massa disordinata, fremente, ondeggiante, dato il populismo terribile che scaraventa i popoli in questi disastri, tipo ma Ceausescu. infatti lui lo Nel dice. marasma persi Adrian, che è il fratello, e poi Sì, salto dei il passi, ecco, pianista. e si piazza quindi in mezzo alla folla e ascolta. Sul balcone del comitato centrale apparvero delle sagome e il discorso iniziò. Dal punto in cui mi trovavo, non potevo vedere distintamente l'oratore, ma riconobbi senza fatica i movimenti spasmodici del braccio destro teso con cui generalmente accompagnava le sue arringhe. Rilanciata dagli altoparlanti, la voce di Nicolae Ceausescu era facilmente riconoscibile. Da qualche anno noi vi eravamo abituati, pur domandandoci come un essere così evidentemente illetterato, evidentemente dislessico e quasi afasico, avesse potuto arrampicarsi sulla scala del potere fino ad occupare l'importante ruolo di primo piano di segretario del Partito Comunista. Ci chiedevamo soprattutto come un simile personaggio avesse potuto imporsi sui suoi pari e se la politica di apertura culturale che aveva accompagnato la sua elezione fosse realmente dovuta a lui oppure se non fosse opera di un'equipe progressista rimasta nell'ombra. A disagio in pubblico, Ceausescu aveva l'abitudine di leggere i suoi discorsi fondati su un lessico ridotto e veicolanti una parlata volgare e alquanto legnosa, Sì. balbuziente, dislessico, ignorante, che proponeva al popolo che lo seguiva, la massa ondeggiante Sì, delle sì, sì, schede, sì. una rinascita culturale. Vabbè, poi sappiamo tutte le vicende della... Insomma, la vicenda di Però ecco, Ceausescu, la che cosa distrusse tutta bella, Bucarest, tra va, l'altro, no? figurati. Smontò la città. La storia bella emblematica di una pagina come questa è che incredibilmente Stoichizza è uno scrittore, un intellettuale, uno storico che è presente
profondamente critico e non è mai insultante. L'immagine di Ceausescu è comunque grottesca. Sembra di leggere Chapek, Sì, Bruno sì, Schulz, che sì. ne so, Beh, infatti è proprio la Gombrowicz. grande letteratura di quest'area E dell'Europa. però, sempre nel nome di una finezza d'animo interiore, Certo. che pur vedendo delle carenze spaventose e degli orrori veri e propri che stanno venendo verso di te, li rappresenta ma arretrando, cioè tirandosene fuori, non aggredendo di insulti, anche No, se dice cose atroci, ma questo è la perché, distanza critica del pensiero critico eh tipico di un uomo sì, colto. di un uomo colto e soprattutto di un intellettuale che, non certamente alla Gandhi, però è un non violento. Non aggressivo. E di questo valore che circola in tutto il libro, è un dato quasi. Ah, sì, hai visto che cosa ho tirato fuori? Beh. Questo è uno dei primissimi libri, se non il primo in assoluto, che lui scrisse in rumeno, Pontormosi manierismul, cioè Pontormo il manierismo, Argomento da noi per prediletto, argomento da lui da e noi da me prediletto. prediletto, editura meridiane. Ma tu pensa, Grande, grande. Quanto mi io vorrei piacerebbe sapere ritrovarlo chi e ce l'ha questo rincontrarlo. libro adesso. Infatti, Io è una rarità. ce l'ho, io Quindi, sai, il rumeno non lo so, però non c'è dubbio che possiamo noi un po' riusciamo dire ai a. nostri amici di bordo di tradurre anche questo. Ma sai che sarebbe una bella cosa? Perché in effetti Ci Vittor chiediamo. Sagnizza ha cominciato con studi sul manierismo, Cioè, che in effetti anche io all'epoca condividevo beh, perché quello è un momento della storia beh, complesso dal certo. punto di vista E culturale, come no? critico, ricchissimo, profondo, che effettivamente persone come lui, come anche come Certo. noi, vissuti in epoche attraversate da tanti movimenti libertari, di grande apertura culturale, e poi riprecipitati di nuovo dopo un'apparente belle époque in momenti di crisi, come questo che stiamo vivendo, Sì. sono effettivamente il manierismo. Guarda È un che momento lui, questo estremamente libro, di importante cui qualche cosa da ho approfondire di decifrato, nuovo. dice alla fine studia Pontormo, emblema del manierismo, dicendo: ma è un eroe o una vittima? Esatto. E questo Prendiamo il ancora, nostro caffè, ancora oggi. Eh sì, prendiamo il nostro caffè. invitando le nostre amiche e i nostri amici a A leggere questo leggere libro questo prezioso, libro. specialmente in questo Sì, momento. veramente. Testimonianza preziosa. Sì.